Simone De Filomeno, 17 anni, il più giovane partecipante a questo campionato italiano. È il primo campionato italiano assoluto a cui partecipi? Sì, è il primo, è anche il primo torneo di alto livello che partecipo, è una bellissima esperienza, devo dire. Ti sei emozionato quando sei stato. Tu come sei stato? Cosa hai vinto per qualificarti per il Ho campionato? vinto il campionato italiano Under 20, Quest'anno, sì. sì, che è stata anche una sfida molto combattuta. E che emozione hai provato quando hai vinto il campionato e quindi hai saputo che avresti anche giocato l'assoluto? Bellissimo, è stata una doppia vittoria veramente. Il solo fatto di poter partecipare a questo torneo è come una vittoria. È finalmente una realizzazione, un poter giocare ad alto livello. E in famiglia cosa ha detto? Tu, se non sbaglio, hai ben tre fratelli, tutti e tre scacchisti. Sì, anche loro sono stati molto contenti, poi adesso mi seguono online. Anche per loro è una specie di emozione, comunque forse anche grazie al fatto che posso partecipare a questo torneo anche loro si sentono più coinvolti, penso. A scuola tu fai il liceo scientifico Sì. e cosa dicono? Sanno della tua attività scacchistica? I professori ti seguono? Sì, allora, seguire non so fino a che punto, però sono tutto al corrente è della mia passione scacchistica e sono anche molto contenti, anche per loro è un mondo, gli scacchi, a cui gli piacerebbe anche approfondire, in cui però purtroppo a scuola non attacca Ma tu tanto. a scuola vai bene, sei ottimi voti in tutte le materie, c'è qualcosa che preferisci in particolare? Forse fisica, chimica, matematica, le materie più scientifiche, comunque sì, grosso modo vado bene in tutte le materie. Non benissimo, però. Questa splendida pronuncia, diciamo, toscana, perché tu sei di Prato, Sì, vero? Prato, quindi esatto. attaccata a Firenze, ma lì a Sì. Prato non c'è molta attività, o sì? No, soprattutto a livello giovanile sta cominciando qualcosa, però ancora siamo più E quindi ancora come mai hai all'inizio. imparato a giocare a scacchi tu e tutti i tuoi fratelli? È questione del papà, non so, mamma, qualcuno? Soprattutto di mio zio Giampaolo, è stato lui a introdurmi al mondo degli scacchi e poi online sono stato seguito soprattutto. Ho cominciato a giocare diversi tornei, mi sono sempre più appassionato e poi è stato un crescendo, diciamo. Tu hai partecipato, sei stato campione giovanile quante volte? Cominciando dall'under 12 in Sì, poi? Quindi 4 volte, due under 12, un under 14 e un under 16, un sì. under 16, poi adesso l'under 20. Hai 20. partecipato a europei, mondiali? Sì, diverse volte. Raccontaci qualche esperienza che ti è rimasta più Quella impressa. che mi è rimasta più impressa è stata la prima volta che ho partecipato, il mio primo Under 12 ai mondiali in Georgia. E, insomma, il posto, devo dire, è stato molto caratteristico, però è la prima volta che sono entrato in contatto proprio con un'altra cultura non europea, così. E mi ha colpito, anche se forse anche l'Europa e l'Italia non sono male. Ho quasi più riapprezzato il mio paese, E devo dire. Però a proposito, è la prima volta che vieni a Torino o eri già no, è stato? la prima volta. Sei riuscito a fare un giro della Sì, città? sono tornato da una bella passeggiata lungo tutto il viale Vittorio Emanuele. È molto, molto bello, devo dire. Anche l'architettura, le arcate mi hanno abbastanza Poi colpito. l'antica capitale d'Italia, Sì. quindi è uno dei posti principali. Quindi è la prima volta, dicevo, che Sì, è sei la a prima Torino volta. e che partecipi al campionato. Ma poi a parte gli scacchi, diciamo, hai altri hobby? C'è qualcosa che ti piace, che pratichi, qualche altro sport o cose del genere? Con gli sport non ho mai avuto troppa confidenza. Mi piacciono più i giochi logici, così come gli scacchi, anche i giochi di carte. Però, a parte gli scacchi, non ho mai coltivato niente in particolare, ad essere sinceri. Hobby di lettere, non so, letture particolari, libri, ti piace Sì, leggere? leggere mi piace moltissimo, leggo un po' di tutto, sinceramente. Romanzi, Sì, avventure, fantasy anche, tutto. sì. Non hai preferenze particolari, autori No, mi italiani? piace variare soprattutto, leggere sempre cose nuove, anche sperimentare giochi nuovi. Anche se poi non arrivo mai a specializzarmi in niente. Il tuo rapporto col computer, con internet, queste cose? Ma è stato un punto fondamentale della mia carriera.
mi ha permesso di venire a contatto, di poter essere seguito da grandi maestri che sono anche grandi istruttori che mi hanno dove ho potuto fare diverse ore di lezione direttamente da casa. Penso sia stato Chi è indispensabile. che hai avuto come istruttore per particolare? Ma diciamo, i primi anni della mia carriera scacchistica sono stato seguito da Efimov, Igor, Da grande maestro sì, Igor dal Efimov, sì. grande maestro, dove andavo diretta, non facevo online, quindi andavo direttamente a Monte Catini a farmi seguire da lui, il che però era un po' dispendioso, il viaggio e tutto. Poi adesso online vengo seguito da Dorfman. Ah, però, grande maestro Sì, Dorfman, e Yossif. come vi parlate in Sì, inglese? in inglese scacchistico, abbastanza semplice Come perché. te la cavi con le lingue straniere? Non troppo bene, però l'indispensabile per gli scacchi, E insomma, quando si va riesco. all'estero bisogna pur Sì, sopravvivere, no? si sopravvive Si anche se sopravvive, non si benissimo. eccelle. Va bene, in famiglia dicevo, sono tutti ti seguono, sono contenti. Sì. Qual è la tua speranza? Diciamo? Tu hai già norme di maestro Sì, ne ho internazionale? Hai una. una norma fatta dove? È fatta a Cesenatico l'anno scorso, No, no, e cioè hai 2 anni. quindi l'aspirazione di confermare Sì, il titolo? è di arrivare a maestro internazionale, anche prima dell'università possibilmente, o comunque non troppo dopo, perché penso che gli studi universitari che ho intenzione di proseguire in qualche modo saranno un po' un ostacolo per continuare appieno la carriera scacchistica. Quindi tu non hai ovviamente, almeno non sembra, non hai intenzione di darti a un professionismo, No, non lo immagini sinceramente assolutamente, quindi pensi di. no. Non abbandonerò mai, gli scacchi sono sempre una colonna portante, però voglio anche proseguire gli studi, quindi. Va bene, senti Simone, grazie di cuore, auguri Grazie. per il proseguimento del torneo e buona vita. Grazie a voi.